E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo dove trovare tutti i registri di Typhon presenti a Skywell 27. Giusto una precisazione, questa, come già detto nel video sui Clappeth, è una mappa lineare, quindi tutti i registri di Typhon si troveranno in successione e non vi mostrerò sempre dallo spawn la via più breve, ma semplicemente ve li mostrerò di seguito. Partiamo col primo, che è abbastanza semplice e soprattutto molto vicino allo spawn. Vi basterà fare il percorso normale e poi salire da una porticina più o meno nascosta che vi riporterà un po' indietro. Il secondo è sempre facile da trovare, ma molto lungo da raggiungere. Perché? Perché dovrete fare praticamente mezza mappa a piedi. Non potrete prendere nessuna scorciatoia, ad esempio l'ascensore, perché l'ascensore vi porterà troppo avanti. Dovrete proseguire normalmente per la mappa, attraversarla fino all'arena dell'ascensore, prendere i condotti di ventilazione e arrivare fino alla parte esterna di nuovo e poi invece di lanciarvi verso il motore della nave che ogni tanto si accende, dovrete tirare dritto per dei pezzi di roccia abbastanza nascosti su cui potrete atterrare e su cui, sull'ultimo, sarà presente il registro di Typhon. Sito minerario nell'orbita di Prometea. Avevo sentito dire che un poveraccio era rimasto intrappolato e si era ritrovato circondato di rovine eridiane, o almeno così diceva. Immaginavo che fosse una bugia per spingere le corporazioni a mandare soccorsi, anziché coprirlo di cemento e dimenticarsene. Io personalmente mi fiderei più di uno skeg rabbioso che di una corporazione, sempre che lo skeg non sia presidente della Skeg Corporation. Non so perché mi fa così ridere. Per il terzo e ultimo registro di Typhon dovrete recarvi ad una delle ultime stanze prima di Katagawa Ball. Sarà facilmente visibile sulla mappa, ma potrebbe non essere così facile individuare la strada da fare. Comunque, proseguite fino a quella stanza e se vi guarderete bene attorno, noterete che ci sarà una delle colonne sulla sinistra che avrà una scala che potrete utilizzare per salire. Dovrete poi saltare un paio di piattaforme e atterrerete dove si troverà l'ultimo registro di Typhon. Attenzione! Non... La storia del minatore intrappolato era un trucco. Una volta raggiunto l'asteroide, sentii infatti la voce di Aslan De Vega. Questo è per aver rubato la mia parte di cripta, De Leon, disse, prima di distruggere con una granata il tunnel in cui mi trovavo. Quando sei famoso c'è sempre qualcuno che cerca di ucciderti per soldi. Non fu facile tornare in superficie. Quando lo trovai, Aslan stava festeggiando in un bar. Ne approfittai e scappai con la sua nave. Che imbecille! La slealtà di Aslan De Vega non conosceva davvero limiti. Sono passati anni eppure sentire questi racconti mi fa ribollire il sangue. Ah, già, il bottino. Alla fine, la cassa del bottino di Typhon si troverà letteralmente nella stanza di fianco a quella di Katagawa Ball, in un corridoio abbastanza nascosto che non è detto possiate trovare al primo colpo. Questo corridoio è molto lungo, sulla fine ci sarà una caduta se saltate questa sorta di buco. Oltre a esso ci sarà la cassa di Typhon che potrete aprire una volta trovati tutti e tre gli audio. Il video è finito qui, vi invito a cliccare qui se vi interessa dove trovare gli altri registri di Typhon presenti nel gioco.